No, alla fine sono abbastanza soddisfatto. Era una partita che temevo. E col sorriso vi dico che abbiamo già fatto passo avanti rispetto all'anno scorso, perché abbiamo preso un punto a Pontedera, l'anno scorso abbiamo preso 0 in due partite. E ero curioso di capire come stava la squadra e come poteva reagire a tutto quello che ha passato, ma prima di tutto alla prima di campionato, dopo tanto tempo che non giocava una partita ufficiale. Quindi credo che la squadra sia partita bene, ha fatto bene i primi 20-25 minuti, ha anche creato delle occasioni e dei presupposti secondo me importanti per far gol. Poi ci hanno fischiato un rigore contro che devo rivedere con molta attenzione. Probabilmente la squadra ne ha risentito, un pochino si è spaventata e non abbiamo finito benissimo il primo tempo, come secondo me potevamo fare meglio all'inizio del secondo tempo. Poi la squadra è cresciuta. Una cosa importante che ho visto è la voglia di vincere, la voglia di provare a portare a casa il risultato, e trovo che sarebbe stata una beffa se avessimo preso gol sulla traversa. Vanno fatti i complimenti al Pontedera perché, come sempre, le squadre che vengono a giocare qua ci mettono tanta voglia, tanto entusiasmo, ma probabilmente questa è una cosa normale, una cosa da aspettarsi. Ha coperto bene gli spazi. Abbiamo fatto fatica in alcuni momenti della partita a trovare delle soluzioni per giocare in avanti, forse qualche giocata la potevamo forzare un po' di più, però un altro lato che trovo importantissimo per come ragioniamo noi è che chi è entrato dalla panchina ha dato un grande contributo, ha dato vivacità alla squadra, sono entrati tutti bene con lo spirito giusto, non ultimo Cianci che è entrato a 6-7 minuti dalla fine, non mi ricordo. Quindi, valutando tutto, sono abbastanza soddisfatto. Chiaro che questa è una squadra che ha, credo, margine di miglioramento e che deve crescere, crescere in consapevolezza, crescere in qualità, crescere nel muovere più velocemente la palla, soprattutto con i difensori dietro, però forse mi aspettavo addirittura qualcosa in meno, quindi sono contento.